E pago 13 euro ogni 28 giorni. Ma io preferirei pagare ogni mese perché comunque ritengo che sia sbagliato. Cioè, alla fine, invece di 12 mesi, è come se tu pagassi 13 mesi. Quindi, secondo me, visto che già paghiamo abbastanza per usufruire di questi servizi, anzi, cioè, ho avuto anche altri problemi a livello del mio gestore telefonico. Quindi, ritengo che potremmo pagare ogni mese perché secondo me è un risparmio notevole, alla fine poi si tratta di un mese in più e non credo che allora, visto che sono delle grandi comunque multinazionali e i soldi comunque gli entrano, non credo sia necessario fare pagare un mese in più a noi quando comunque non è che hanno problemi alla fine di soldi. Capisco che il mercato funziona in un determinato modo, però secondo me è una spesa diciamo superflua per noi e che alla fine non cambierebbe tanto a loro, quindi secondo me è una cosa sbagliata, ecco. Penso che non sia giusto, più che altro sia una truffa psicologica perché ti prendono in giro, tu pensi che paghi ogni mese pensando che siano 28 giorni, ma in realtà poi accumulati durante l'anno non lo sono. La legge di mercato va avanti, i gestori sono in piena concorrenza, quindi è chiaro che ci può essere qualche scivolone in questo senso. Poi si assesteranno. No, in realtà neanche lo sapevo che si pagasse ogni 28 giorni. No, è sbagliato perché comunque loro si approfittano, insomma, del cliente. Si ritorna alla tariffa mensile e siamo tutti più felici, ecco.